L'allenamento congiunto con la Sansovina è terminato da pochi minuti. Ecco, a livello di preparazione dei tuoi ragazzi, ecco, come l'hai vista? Senti, c'è da lavorare ancora molto, si è appena conclusa la quarta settimana di preparazione. Certo, questo sicuramente è servito per mettere ancora più benzina nelle gambe. Ancora siamo sulla strada giusta, il mister ha fatto tante prove, vedo che più o meno siamo tutti sullo stesso livello, tranne due o tre elementi che ancora purtroppo erano indisponibili. Vabbè, cioè, bisogna recuperarli piano piano. Sì, però ecco. Quindi valuti questo primo mese positivo? Sì, positivo, perché stiamo crescendo piano piano, vedo che c'è molta partecipazione da parte di tutti e quindi niente, sono molto soddisfatto. Adesso quella che viene è una settimana di preparazioni, forse al primo impegno, al secondo dopo l'Alberoro, al secondo impegno ufficiale della stagione. Sì, questa settimana si va a regime con i tre allenamenti e quindi contiamo insomma di ultimare tutto il programmino e poi dopo si fa questa seconda partita e vediamo. Adesso sull'età media della squadra, che vi puoi dire? L'età media quest'anno, l'età media è molto bassa, perché come sai insomma con i 2002, 2001 e 2000 la squadra è stata cambiata tanto e quindi sono molti ragazzi giovani. Probabilmente chi soffre sono quelli più grandi che hanno bisogno forse un po' di più di tempo, no? Ma no, secondo me no, anzi sono proprio i grandi che fanno sì che integrano bene anche i giovani, proprio che hanno l'esperienza giusta per far sì che insomma tutto vada nel modo migliore. Siamo partiti e bisogna continuare. Sì, bisogna continuare così. Ora la partita di oggi diciamo è relativo insomma il risultato, però comunque non ci siamo fatti male, già questo è un altro aspetto fondamentale, quindi bene così. Grazie a te Antonio, buonasera.